Ciao a tutti, come vedete io sono pronta qui con le mie forbicine perché mi è arrivato un nuovo pacco. Questo qui si tratta di una collaborazione col sito Bead Park e è una collaborazione creativa poiché è un sito che vendono tutto materiale per creare, che va dagli stampi in silicone, perle, perline, materiali di conteria, e materiale per bigiotteria, washi tape, deco tape, timbri, fustelle, quindi per lo scrapbook, eccetera, quindi tanta tanta roba. Ho avuto l'opportunità di poter scegliere delle cose e non vedo l'ora di farvele vedere, quindi apriamolo subito. Ho preso una cosa che chi magari è resina dipendente può capire, questa qui rosa. Fatemi sapere se avete capito cos'è. È uno stampo in silicone quello, vabbè, si capisce. Però che stampo? Chi è resina dipendente lo conosce bene sto stampo. Io penso che questa è la terza volta che l'ho preso. Allora, ecco qua tutte le cose che ho preso. Dunque, sono parecchie cose, quindi mio libricino. Allora, vi dico il sito, si chiama www.beadpark.com, ve lo lascio nell'info box e vi lascio anche nell'info box tutti i vari link diretti delle cose che ho preso, quindi se vi interessano potete andarli da lì. Vi dico che me l'hanno spedito il 19 e l'ho ricevuto oggi che è il 3, quindi ci è voluto diciamo una ventina di giorni. E vi lascio anche un coupon di 5 dollari giù nell'info box che quindi potete utilizzare su tutto il sito. Allora, prendiamo una penna così mi segno le varie cosine. Allora, iniziamo con un po' di cose cartopazze, quindi deco tape. Allora, qui vi dà sempre la lista con tutte le varie cosine e iniziamo con i deco tape perché sono curiosa di vederli dal vivo. Dunque, questo è il primo, questo è il codice, ma come vi ho detto nell'info box vi metto tutti i vari link. E questo è troppo carino, è un paper tape, però mi sa, non washi tape. Io sinceramente mica ho capito quella differenza. Comunque mi piaceva troppo perché ha tutti questi favolosi cupcake. Cioè, troppo carino, con scritto sweet sweet. Mi piace. Questo per decorare lo scrapbook, è troppo carino. E non dice la misura, non me la ricordo, però se andate nel link la trovate. Quindi questo è uno deco tape cupcake, perfetto. Poi altro deco tape, washi tape, paper tape con la pianta grassa, il cactus, non so perché mi piaceva, lo trovavo carino, molto kawaii, non vedrete niente. Eccolo qua, c'hanno tutte le faccine e ci sono tutte delle piante grasse in generale, così tutte diverse. E lo trovavo carino. Cioè, sono poi un sacco di questo stile, appunto, kawaii. E ve lo faccio vedere un attimo il codice, però ripeto, lo metto nell'info box. Poi questo qui. Questo è molto carino, è un deco tape monumenti in bianco e nero, quindi molto diciamo serioso, però lo trovo adatto per quanto magari nello scrapbook fai qualcosa a tema di vacanze eccetera, anche se quest'anno vabbè è andata così, però come vedete c'è la Torre Eiffel, la Torre di Pisa, il London Bridge. Insomma, varie cosine ed è in bianco e nero. Quindi anche questo molto molto carino. E poi è tanto, eh.
non è poco per niente. Quindi togliamo anche questo e non sono finiti qui. Quindi monumenti, stampo cactus, no, decotape cactus. Poi, sempre a tema viaggi, ho preso questo che mi piace, quelle cose un po' retro. È questo adesivo con vari, come si chiama, francobolli. Tutte del Big Ben, la scritta London, insomma mi piaceva, è molto retro, sapete, le cose un po' così mi piacciono, e anche questa è tanta roba. E poi ne sono rimasti altri due, anzi scusate, quello... Si vede che me l'ha regalato. Quello dei monumenti ne ho due, me ne ha lasciati due, quindi eventualmente ve lo metto in un giveaway che farò presto, quindi rimanete sintonizzati. E poi come ultimo ho preso questo qui che mi piaceva, questo è il codice con le bandierine, quindi per decorare sempre. Io penso sempre a in che modo, diciamo, oltre che vabbè sì mi può piacere, ma in che modo, in che occasione posso utilizzarlo. Come vedete ci sono tutte le bandierine colorate, quindi se devo mettere nello scrapbook qualche compleanno, un momento di festa, qualcosa insomma nel genere, oppure nel bullet un giorno di un compleanno, lo posso decorare appunto con questo decotape bandieroso. E questa è fatta, sono proprio molto molto carini e sono tutti comunque belli cicciottosi perché è tanta roba. Non sono come quelli per dire di Tiger che sono molto molto più piccoli. Ok, poi andiamo avanti con perline. Allora, anche qui ho preso delle perline. Allora, iniziamo con queste qui. Ovviamente sempre colori freddi, ma a me piacciono questi, e sono perline da 8 mm. Come vi dicevo in altri video, mi piacciono un sacco il fatto che siano opache. Di solito sono sempre tutte quelle classiche lucide, invece queste mi piacciono proprio molto di più. Questo bluette è davvero bello. E vediamo cosa c'è scritto. Perle opache blu semplicemente. Molto molto carine. Questo è il codice, ve l'ho fatto vedere. Poi altre perline, queste sui toni del viola azzurro, e queste sono da, non c'è scritto, vediamo, vediamo il codice che vi vorrei dire per bene. Non c'è scritto la misura e sono, guardate, non so se non vedrete mai, sono sfaccettate, non sono proprio la perlina tonda definita, sono sfaccettate, hanno questi colori, il viola, un po' macchiate di bianco, azzurro e blu. Molto carina anche questa. Secondo me saranno, vediamo un po' rispetto alle altre, saranno tipo queste. Da 8, guardate che sono da 8 anche queste, però qui non c'è scritto. Secondo me sono da 8, mi sembra che siano poi come misura uguale, quindi potrebbe essere. Poi ho preso queste qui che invece sono lucide e sono delle perline da 6 mm, il quantitativo come vedete è maggiore, con tutti questi colori pastellosi, confettosi, tenui. Me li avvicino, molto più delicato, ho fatto proprio un mix. Quindi le vado un attimo a togliere dalla mia lista, vi ho fatto vedere queste, quelle opache blu, queste qui da 6 mm. Queste qui sono 5 file,
E poi ho preso queste, anche queste come vedete, colori pastellosi, e sono questo codice e sono tante, anche queste sono da 6 mm, tutti colori pastellini opachi, e questo è il codice, insomma. Volevo provare a fare un mix di qualcosa tra l'opaco e il lucido, ma tenendo sempre colori appunto pastello basic. Che ne dite? Fatemi sapere. E queste sono tutte le perle che ho preso. Poi andiamo con gli stampi, dai. Dunque, ho preso questo qui. Questo è il codice, ve lo faccio subito vedere. Lo voglio anche subito provare. Allora, stampo in silicone a forma di stella di neve, che è anche qui il gancio, quindi avevo pensato di fare qualcosa anche o per l'albero di Natale, ma l'albero di Natale l'ho modificato 3000 volte, direi basta, o per decorare anche qualcosa da appendere in casa, sempre a tema natalizio. Io lo trovo molto bello, super lucido, non ci vedo imperfezioni, ed è molto bello. Cosa ne pensate? Quindi questo, stampo fiocco di neve, ve l'ho fatto vedere. Poi c'è un altro stampo, questo qua. Il codice è questo. Ed è una cosa che da tempo volevo, ma non l'ho mai presa. E anche questo voglio farlo subito. È questo bellissimo segnalibro con l'ala di farfalla. E a me piace leggere, a me piace molto andare in libreria e andare a leggere non le recensioni, la premessa, diciamo, di qualche libro che mi attrae o dal titolo o dalla copertina. È una cosa che mi piace. C'ho vari libri che tra l'altro ho letto tutti, ne ho preso uno nuovo, anche di questo vi devo parlare, che sicuramente conoscete anche voi, e volevo prendere appunto, non ho mai segnalibri, allora ho visto questo, che ho visto tanti video di ragazze che avevano questi segnalibri e non l'ho mai preso, che per un motivo, che per un altro, e l'ho visto lì, ho detto no, è troppo bello. E me lo devo prendere, ce ne sono tantissimi, quindi andate a vedere, non c'è solo questo. Però questo qui con la farfallina vola nella fantasia della storia, quindi mi piaceva proprio, è a tema. Poi, ultimo stampo, che è quello che vi dicevo, lo conoscete, è il famoso unico stampo Love. Questo qui è favoloso per chi inizia con la resina, è lo stampo diciamo base, ma è uno stampo secondo me immortale. Io questo è il terzo che ho preso, e perché li uso, lo usavo talmente tanto che dai e dai, e si opacizzano e si rovinano, come ben sappiamo. Quindi quando l'ho visto ho detto no, lo voglio. A differenza di quello che ho io, è molto più morbido, quindi meglio. E questo mi piace perché c'è tutto dentro praticamente. Quindi è uno stampo top secondo me per la resina. Guardate poi quanto è lucido, veramente tanto. Sarà che sono abituata agli altri che sono super opachi, quindi top. Sono contentissima di questo. E questo è il codice, ma vi ripeto, ve li metto nell'info box. Poi abbiamo questa scatolina. Aspettate che mi segno queste cose. Quindi questo, e quella me la sono segnata. Che cosa ci sarà in questa scatolina? Molto carina, con tutte queste pianeti, stelline, la luna. Cosa ci sarà? Questo è il codice.
Fatemi sapere se avete indovinato, vi do qualche secondo. 5, 4, 3, 2, 1. Se sapete il cinese, il giapponese, non so cosa sia, avrete magari capito, io non so cosa ci sia scritto qui. E vediamo un po' che cosa ho preso. È una cosa che serve per lo scrapbook, per la gente, per le agende, per decorare. La scatolina è proprio molto molto carina. Se non erro, vi spoilerò un po', se non erro, ma ne sono sicura, c'erano varie tipologie da scegliere e io ho preso questa. Ta-da! Sono dei timbri classici, questi qui. Tutti in questo caso a tema, diciamo, universo. E come vedete abbiamo il pianeta, il sole, questo penso che sia un altro pianeta, un pianeta, la luna, varie tipologie di luna, la neve, il carro, le nuvole, la pioggia, questo qui anche per dire adesso quando farò il bullet journal del prossimo anno vorrei usare questi timbri per timbrare, ecco, giustamente il mio stato d'animo. Quindi se proprio un giorno no, metto magari quello con la pioggia, se invece un giorno che sono strafelice ci metto il sole, e se un giorno così così magari la luna che scende, insomma. Mi piaceva molto questo stampo, già che poi il fatto di pianeti, la luna, a me queste cose qui mi piacciono tantissimo e mi ha subito attratto e ho subito pensato appunto di utilizzarlo in questo modo, oppure si possono fare anche delle cornicette con la luna, anche perché qui sono anche con le stelline, queste qui sono molto carine, le vai a fare magari attorno alla cornice di uno scrapbook o di un'agenda. A posto magari di utilizzare il decotape, washi tape, può essere insomma carino. Quindi vedremo insieme anche questo. Avevate indovinato cosa c'era in questa scatolina? Fatemelo sapere. E niente, allora, queste sono tutte le meravigliose cose che ho preso dal sito Bit Park. Non vedo l'ora di iniziare ad utilizzarle. Adesso faremo dei tutorial, diciamo, insieme, quindi sicuramente farò qualcosa con la resina, in particolar modo voglio fare il segnalibro e voglio provare lo stampo della stella e qualcosa anche di cartopazzo, quindi utilizzando i washi tape, utilizzando questi favolosi timbri e poi creare qualcosa con queste perline. E ditemi che cosa ne pensate di queste cose che ho scelto, io sono super 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 felice, mi piace tantissimo. E andate a visitare il sito, nell'info box vi lascio lo sconto se vi interessa. E niente, vi mando un bacio. Ciao ciao!